L'idea era quella di girare un full day of eating. Il punto è che, siccome non so né cosa mangerò né quanto mangerò oggi, effettivamente forse sarà un classico videoblog generalizzato. Per cui benvenuti comunque sia. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Vlog parte dalla macchina. Parte dalla macchina perché? Perché sto andando in ospedale. Allora, se alcuni di voi mi seguono già sulla mia pagina di Facebook, se ricordate, che se non ci siete ve la metto sotto. In sostanza è successo un disastro in palestra, nel senso che stavo prendendo i 37 e mezzo, i manubri da 37 e mezzo per fare le scrollate. E purtroppo il 35 che era di fianco qualcuno lo aveva messo male. Adesso io non so chi sia stato, non so per quale ragione. Però in sostanza mi è caduto completamente sopra il piede, per cui proprio sopra il tarso. Lì per lì non tantissimo dolore. Poi però purtroppo si è iniziato a gonfiare, io ho messo del ghiaccio, ho messo dell'arnica, ho scritto un post sulla pagina Facebook per chiedervi dei consigli e me ne avete dati tantissimi, per cui vi ringrazio. E in sostanza stamattina la situazione purtroppo non è migliorata, faccio fatica veramente anche a fare le scale, sento che veramente c'è qualcosa di più, anche se spero di no. Sono sincero, non mi piacciono gli ospedali, non mi piace pensare di essere malato, anzi lo detesto. Detesto la compassione, per cui anche quando in casa mia mamma per esempio mi dice ti vado a prendere questo, lo detesto, per cui è bene fare le cose subito. Fortunatamente non ho problemi a guidare, perché vabbè, ormai l'avete capito che ho la Smart, per cui cambio automatico il piede e il sinistro, per cui meno male, fortunatamente. Vediamo però cosa dicono in ospedale, perché questo sarà tipo un vlog edition, o no, o meglio, sarà un A Day in the Life Hospital Edition. No, vabbè, poi il titolo lo decido, va, che questo fa cacare. Ma sti trattori, dai! Ok, siamo arrivati al pronto soccorso. Qua mi investono. Effettivamente zoppico un po', Pensavo di no, però vabbè, vediamo come va a finire. Speriamo che non ci sia tanta fila. Non ho capito, è arrivato alle verso le 6 di sera, pomeriggio. Ho dato bene 2 di notte. Mamma mia. Show me how you do. Tell me how you feel. Cause you say you're living fine all the time, but I know what's real, and it's all the same. Tell me how you deal, cause you've been waiting on the next thing I would say. I'm on a new way. Uscire di qua? Prima però che ti chiamano se passi, mi dai uno strappo al parcheggio. Aggiornamento, dato che purtroppo dentro sarebbe stato impossibile registrare. Io mi ero portato addirittura di tutto, perché pensavo di stare le ore. In realtà fortunatamente sono stato un'oretta e mezza, non di più. E sto zoppicando, vabbè, però quello è una cosa in più, fa niente. Intanto che salgo in macchina, abbiamo fatto un controllo superficiale col medico. Mi hanno mandato a fare una radiografia e non ho fatto altro che fare una radiografia al volo. E quindi hanno constatato poi che fortunatamente non c'è niente di rotto, per cui meno male. Allora, vediamo se riesce a resistere. Meno male che non c'è niente di rotto, perché altrimenti sarebbe stato un casotto. In sostanza devo prendere un antidolorifico per circa mi pare dai 2 ai 5 giorni, ha detto, e in logica non dovrebbe esserci niente di così preoccupante, anzi dovrebbe essere tutto abbastanza tranquillo. Ero portato il mio libro dell'Issa dal corso della personal trainer, avevo iniziato a studiare, però sono stato un'oretta, per cui niente di più. Poi avevo portato il bolero, avevo portato la barretta proteica, avevo portato le proteine in polvere, avevo portato le gallette. Ce la siamo cavata, per cui io direi adesso ci allacciamo la cintura, dato che ogni volta tanto questa macchina suona, per cui non posso non allacciarla, e direi che ce ne andiamo verso casa e basta.
passati dal Tigros a prendere il pollo. Siamo passati in farmacia a prendere di tutto e di più, per cui basta, adesso ci ritiriamo, sono le 11.40 e io ho una fame della Madonna. E dovrò parlarvi anche della fame, cioè nel senso... In realtà ho iniziato un... praticamente una carb cycling ancora, e quindi ho finito le mie 6 settimane con un protocollo a bassa carboidrati e basta, e ho ripreso una carb cycling per dare un po' una scossa a livello metabolico, ma soprattutto per cercare di conservare quanta più massa magra, perché durante il dimagrimento è vero che sto dimagrendo, però sto perdendo anche della massa magra, per cui non è una cosa che voglio. Secondo me la carb cycling è vincente in questo, nel senso che con delle ricariche si consente di preservarne parecchia, per cui ho deciso appunto di riprendere questa cosa, infatti da lunedì che sto facendo un 3 più 1 più 3 classico, sono 3 giorni a carbo molto bassi, grassi medio alti e un altissimo apporto di proteine, e oggi che è giorno di ricarica, perché è giovedì quindi è il quarto giorno, 3 più 1, sono a 200 grammi di carbo e 20 grammi di grassi, per cui molto molto bassi, solo praticamente dagli alimenti, niente olio, niente frutta secca, niente burro d'arachidi, niente di niente, e 210-220 grammi di proteine, per cui l'apporto proteico rimane sempre alto. Adesso andiamo a casa, mangiamo e vediamo. Allora, le 13, quindi orario di pranzo, io sono già seduto, qui abbiamo 200 grammi di, appunto 220 grammi di pollo fra petto e coscia, classico pollo arrosto, un'insalata mista che ho fatto con delle carote pelate e fatte tagliate fini, poi della lattuga, del pomodoro e due cose, e poi ho questa novità che è appunto questa confezione che adesso vi faccio vedere, che si chiama di Cucina e Sapori grano e quinoa. In sostanza è praticamente un composto di grano duro, di quinoa, e poi ha come ingredienti olio e sale, per cui niente conservanti né niente, e ha un prezzo agevolatissimo perché costa solo un euro. La quantità è 250 grammi e i valori nutrizionali sono spaziali, perché per 100 grammi ha solo 145 proteine, di cui praticamente sono tutti 24 carboidrati e 5 proteine, 0 grassi. E rende tantissimo, perché nel piatto rende veramente tanto. Oggi è il mio giorno di ricarica, per cui veramente ottimo. Adesso l'assaggio e poi ho delle classiche gallotte, quelle riso venere e mais, veramente ottime, per cui buon appetito. Non sono riuscito neanche a finire le gallette, non sono più abituato a mangiare così tanti carboidrati tutti in una botta, veramente. Mangiando solitamente adesso dai 70 ai 100 grammi di carboidrati al giorno in low carb, per cui comunque molto poco, mi sono abituato, anzi con tutta onestà lo stomaco si è proprio quasi socchiuso, nel senso che ovviamente si restringe, per cui... Stavo iniziando a elaborare questo video sul computer perché avevo una mezza giornata libera e mi sono reso conto che già mi sono dilungato anche troppo, sta già venendo anche fin troppo lungo, per cui chiudo facendovi vedere quello che è un prodotto che recensirò a breve, che è il gelato Yulti. È praticamente un gelato altissimamente proteico e prodotto artigianalmente qua, oltretutto vicino a casa mia. Il proprietario abita praticamente, il titolare dell'azienda abita praticamente a 4 km da casa mia. Ci siamo sentiti, lo conosco, mi ha portato dei gelati da, insomma, da provare, da assaggiare, e mi sento di dover dire che sono stupendi, sono veramente fantastici. Hanno dei valori nutrizionali favolosi, infatti per 100 grammi sono 166 calorie, di cui 20 proteine, 2,5 grassi e 15 carboidrati, di cui 14 zuccheri, ma tutti derivanti solo ed esclusivamente da fruttosio, per cui comunque sia, insomma, è veramente ingredienti di altissima qualità. Mi sento di consigliarlo a tutti. Lo trovate da Esselunga nelle versioni vaniglia, cocco e cacao. Farò una recensione a breve comunque di questo, per cui non vi preoccupate, vi dirò poi tutto anche lì. Io intanto mi mangio questo e direi che chiudo qua il video. Forse è la prima volta che chiudo il video col sole, penso di non averlo mai fatto, lo solitamente li chiudo di sera, però onde dilungarmi un po' troppo e annoiare preferisco così. Spero ovviamente che vi sia piaciuto questo video, like, condivisioni, commenti, pagina Facebook, qualsiasi cosa. Io
ovviamente vi terrò aggiornati sulla mia condizione, sul mio piede, ma penso che a breve guarirà. Arriveranno tantissime nuove recensioni sul canale a brevissimo, per cui mi raccomando, stay tuned. Noi ci vediamo in un prossimo video.